bravissimi. No, seriamente, bravi, bravi, bravissimi. Cioè, è un'impresa difficile. È un'impresa difficile. Far regalare 3 punti a una squadra che non vinceva da 16 partite, facendosi rimontare da 2-0 a 3-2 e regalando 3 gol. Bravi, 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 bravissimi. Io posso applaudirvi fino a domani sera perché veramente nessuno sarebbe mai stato capace di fare una cosa del genere. Veramente è un'impresa storica. Premio pesce. Per quanto è pesce il Napoli, amma vincere su premio pesce. Premio pesce perché noi siamo i primi pesci. Siamo i pesci più grandi del mondo. Perché veramente nessun altro nella faccia della terra avrebbe mai fatto una cosa del genere. Regalando 3 punti a una squadra che non vinceva dal 2000 avanti Cristo, proprio contro il Napoli. Proprio contro il Napoli abbiamo perso contro l'Empoli all'andata e al ritorno. All'andata e al ritorno abbiamo perso 6 punti regalati all'Empoli. Andata e ritorno 0 punti contro l'Empoli. Ma ci rendiamo conto? Ma ci vogliamo rendere conto? Siamo noi. La rovina di noi stessi siamo noi. Perché veramente l'unica squadra che avrebbe potuto far perdere lo scudetto al Napoli, lo sai qual è? Il Napoli! Il Napoli! Perché il Napoli è autolesionista! Il Napoli si vuole suicidare! Il Napoli non si vuole bene! Il Napoli non si vuole bene! Non vuole vincere lo scudetto! Ci autoboicottiamo! Ci autoboicottiamo! Veramente, se quest'anno non abbiamo vinto lo scudetto, è solo ed esclusivamente colpa nostra. Colpa del Napoli. Che regà, mamma mia. Da chi vogliamo iniziare? Perché qui ho l'imbarazzo della scelta. Chi devo insultare per primo? Chi devo insultare per primo? Malcui, che sembra che giochi in carrozzina, che si alza quel pallone senza alcun motivo e regala la ripartenza all'Empoli che segna con Ederson. Meret! Meret, che è peggio di Karius, che fa sbattere il pallone a Pinamonti e Pinamonti che segna doppietta, ma poi no, doppia arrabbiatura, Pinamonti contro il Fantacalcio, doppietta contro la Pinamonti, contro il Napoli, ma un'altra cosa che si aggiunge. Poi vogliamo continuare, ma qui Meret, Anguissa, che da quando è tornato dalla Coppa d'Africa sembra la versione peggiore di Bakayoko, Fabian, Zielinski, che è un fantasma ormai da 15 partite. Vogliamo continuare? Zanoli, che in attacco oggi è proprio un fantasma, ma nemmeno lui. Ma Zielinski, Malcuì, Meret, Anguissa, Fabian, mamma mia, mamma mia. Ma che schifo! E noi volevamo vincere lo scudetto. Abbiamo regalato la vittoria all'Empoli da 2-0 a 3-2. All'ottantesimo stavamo vincendo 3-2. Ma seriamente facciamo? Ma dove vogliamo andare così? Ma ringraziamo il cielo che andiamo in Champions League se tutto va bene. Ma ringraziamo il cielo veramente se andiamo in Champions League. Ma quale scudetto? Dovremmo prendere soltanto 2 paccheri. Ma veramente facciamo? Con quale pretese vuoi andare a vincere lo scudetto? Con quali pretese? Mamma mia, Napoli autolesionista al massimo. E poi, no, ma non dobbiamo arrabbiarci nemmeno con l'Empoli, perché siamo degli autentici cretini, siamo dei cretini mai visti. Dobbiamo vincere il premio pesce, perché, ma veramente, non ho mai visto una cosa del genere, regalare gol così. Ma che? Ma vi fa schifo vincere? Vi fa schifo vincere? Ve la siete giocata sta partita? Meretta che regala un gol, Malcuì che regala un gol, ma cioè soltanto il terzo gol non è regalato. Prestazione vergognosa, ma veramente fate ribrezzo, quando tornerete al Napoli vi devono prendere a sputi in faccia. Fate ribrezzo, ribrezzo. Veramente disgustosi, disgustosi, disgustosi. Zero, zero, ma veramente a tutti.
si salvano in pochissimi. Io salvo soltanto Mertens per il gol, Insigne, Lozano e in parte Osimhen. Basta, questi salvo. Veramente. Ma io non continuo perché ci sarebbero anche altre cose da dire, ma è meglio se per il nostro bene, per il mio bene di salute, è meglio se il video finisca qui, perché veramente, ragazzi, ormai siamo in Champions League, ma non si può vedere una cosa del genere. Cioè, Napoli dovrebbe essere bannato dal calcio per questa oscenità. Dovrebbe essere bannato per oscenità. Dovrebbe essere radiato per oscenità. Per oscenità. Basta così, raga. Veramente, veramente mi sta salendo il pranzo per quanto vi fate ribrezzo. Fate ribrezzo. Schifo proprio. Vedere il Napoli giocare dopo pranzo significa proprio fare le montagne russe dopo aver mangiato un chilo di lasagna. Proprio vomito da tutte le parti. Malissimo. Malissimo, malissimo.